L'evento dello sciame sismico che ha interessato ed ancora interessa la città di Campobasso ha spinto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ad analizzare la condizione complessiva della sicurezza e a formulare alcune interessanti iniziative a che le strutture cittadine, a partire dalle scuole e per finire alle case di tutti i cittadini, siano assolutamente sicure. Lo sciame di questi giorni, che per fortuna non ha prodotto niente, speriamo che resti tale, e ha riportato a galla grave situazioni di molti edifici pubblici, in particolare delle scuole che purtroppo sono datate e non tutte garantiscono dei livelli di staticità in caso di evento di un certo rilievo. E in particolare Via Crispi è venuta fuori perché presenta evidentemente criticità maggiori rispetto ad altri istituti. Per questo un comitato di genitori si è giustamente allarmato e chiedendo che tutta la documentazione venisse prodotta. Ciò ha comportato, come sapete, la chiusura temporanea per delle verifiche della scuola, che si è trasferita con dei turni pomeridiani presso la Colozza. Chiediamo che si ponga rimedio immediato a questa soluzione, che chiaramente non può durare nel tempo. Le soluzioni possono essere anche molto rapide, quali quella di realizzare un polo scolastico su moduli prefabbricati ad uso didattico. Ne esistono, ad esempio l'Aquila è andata avanti per anni in questo modo dopo il sisma, e questa è una cosa che si può ottenere in pochi giorni e che può tamponare una situazione sicuramente per qualche tempo, che dovrà essere utilizzato ovviamente per costruire nuove scuole, a partire da quella di via Sant'Antonio de Lazzari e di via Berlinguer, che sono scuole inspiegabilmente ferme da circa 8 mesi e che devono ripartire immediatamente perché possono essere portate a termine in pochi mesi e consentire che a settembre la scuola possa ripartire proprio da quegli edifici. In più, ovviamente, noi oggi stiamo chiedendo che tutta l'attenzione delle opere pubbliche, quindi cominciando anche a rinunciare a ciò che non è importantissimo, soprattutto che non è indispensabile, tutta l'attenzione venga riposta verso la nuova edilizia scolastica, quindi abbattendo gli edifici non più idonei e ricostruendoli secondo i più moderni canoni dell'edilizia antisismica, ma anche energetica, e proprio con altissimi standard funzionali, così come le scuole nel 2016 dovrebbero essere costruite.